Io sono Dracula. Le porgo il benvenuto. Le ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi. Di luna, un desiderio maledetto guida un mostro assetato di sangue. Non è una leggenda, non è un incubo. Lycanthropus. Sei un essere ignobile, Alfred. No, non è come pensi tu, stavolta no. È accaduta una cosa orribile. Forse un essere umano, ma quando ha scelto la sua vittima, la sua ferocia è più spietata di quella di una belva. Lycanthropus. Io sono un medico, signore. Un licantropo non può venire giudicato come un volgare assassino. Nessuno ha diritto di giudicare gli altri, tantomeno quando sono morti. Una storia allucinante e violenta porta il terrore e la morte in un riformatorio femminile. Di fronte al mistero che si nasconde dietro questo nome, Lycanthropus. Quale di questi volti nasconde l'angoscioso segreto? Le 50 sterline. Lui paga dopo e forse potrai avere anche di più, perché gli piaci. Gina. 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 Lycanthropus. La suspense del giallo e il brivido dell'orrore in un film che racconta una storia imprevedibile, ispirata ad un terrificante fatto di cronaca. Lycanthropus. Un film che vi costringerà a trasformarvi in detective, per poter svelare il più appassionante dei misteri. Nel 1961 Paolo Hausch, con lo pseudonimo di Richard Benson, gira un horror cult bello e interessante, ispirato a un terrificante fatto di cronaca, sceneggiato da Ernesto Castaldi, che sarà la prima pellicola italiana incentrata sulla figura del lupo mannaro, il cui titolo è Lycanthropus, dove in un collegio femminile un mostruoso licantropo si aggira seminando morte e terrore. Con questo film il regista costruisce molto abilmente un giallo gotico dove la vera identità del mostro con zanne lunghe e bava colante si scoprirà soltanto alla fine, scandita con toni da favola nera. La pellicola visualizza in modo inquietante e suggestivo sia il collegio che i luoghi tetri in cui la cupa spaventosa vicenda è ambientata. Nel film furono realizzate due versioni, una per l'Italia e un'altra più spinta destinata all'estero.
Protagonista è la bella e brava attrice polacca Barbara Lass, che fu la prima moglie di Roman Polanski. Gli altri interpreti sono Carl Schell, Kurt Lowenz, Maurice Marsac, Maureen O'Connor, Hanni Steinert. E da segnalare la grande performance di Luciano Pigozzi alias Alan Collins, che abbiamo già visto in altri horror come Contro Natura e soprattutto nel capolavoro di Mario Bava Gli orrori del castello di Norimberga, qui nel ruolo di un viscido individuo che nella sequenza del linciaggio sembra il sosia di Peter Lorre in M, il mostro di Düsseldorf. La distribuzione americana lanciò il film con un certo successo intitolandolo Werewolf in a Girl's Dormitory e cambiando la musica dei titoli di testa con la canzone The Goal in School, in seguito al successo del 40 giri omonimo, la pellicola poi verrà distribuita proprio col titolo della canzone. Da noi purtroppo invece la pellicola cadrà quasi completamente nell'oblio, giustamente poco considerata ed apprezzata dai cosiddetti critici. Io invece l'ho molto apprezzata, oggi fortunatamente è stata rivalutata e giustamente considerata da molti un cult e ne consiglio vivamente la terrificante visione. Cinemarte ha presentato Licantropus, recensione di Francesco Ippolito. Buona visione, andiamolo a riprendere, a rivedere. Io sono Dracula. Le porgo il benvenuto. Le ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.